non sono ancora truccata. Il trucco del Schemmiger per il No, truccatore, no, no. se vuoi. Nella prosa non c'è il truccatore, c'è nella lirica di solito, perché è tutta un'altra modalità anche di produzione. Siamo noi facciamo tantissime repliche. In realtà il trucco è compito dell'attore, che deve imparare a truccarsi da solo. È la prima volta che sei in camerino. Ah, è un bel ambiente. Anche sì, dai. Tecnico. Sì. Macchinista. No, Come se questi attori? no, sono tutti simpaticissimi, tutti bravi, gentili, coccoli. Come ho detto prima, a parte la Marte. Grazie. Vabbè, Ah, ma te l'importante so è che se ne parli. Ha visto Mulo, mi pare un po' attore anche lui. Cioè, Sì, scusi, vabbè, fa il tecnico, certo. però Mi faccio anche la tipo. parte dell'attore in questo spettacolo, giusto? Un po'. Giusto, giusto, Cosa fai? perché nella scena, c'è una scena, un cambio scena con il sipario chiuso, che è un velatino che Quindi se inizia. vedi, intravedi, noi facciamo la parte dei ladri. Noi entriamo con delle lucette in testa, quelle da arrampicata, da grotte, e facciamo i ladri. Questo è il mio alter ego, ciao. Ah, ciao, come si chiama il tuo alter ego? Pearl, Pearl, Pearl. No, perché io sono lombarda di origine. E siccome il personaggio all'inizio lo chiamavano invece di Pearl, lo chiamavano Pearl, a un certo punto ho detto, Pearl, a me che sono lombarda, no. Sia Marzia Postonia che Adriano Giraldi sono colleghi da almeno quasi 20 anni. Quindi siamo un po' più che colleghi, siamo amici. Com'è Tosca d'Aquino? È una donna di una comunicatività, è comunicativa, è solare, è carina, carina. E poi è proprio il sole, lei sorride sempre, è sempre felice. Come sono gli attori triestini e cosa c'è di napoletano nei triestini? Allora, io veramente non posso che parlare bene di Trieste, dei triestini. È stato un amore a prima vista, perché a parte, vabbè, è una città di mare, quindi da buona napoletana, chiaramente dove c'è il mare già mi sento a casa. Poi devo dire che ho trovato un grande calore, un'accoglienza, mi sono sentita veramente a casa da parte di tutti, in particolare i ragazzi. Li ho trovati molto bravi, professionali, gentili, educati, carini, proprio dei compagni di viaggio, di lavoro, di vita, fantastici. Di più non potevo chiedere. Mi confesserò, io sono più vecchia di Tosca, ma di quasi un 5 anni, però lei mi chiama ragazza. Quindi questa cosa mi fa sentire così una collegiale. Com'è lavorare con Tosca? Ma guarda, simpaticissima, veramente si è formato subito un bel gruppo, siamo solo sei, non siamo in tanti e quindi è stato bello perché siamo pochi ma buoni. E subito, insomma, subito una grande armonia e questo è fondamentale perché sono tanti mesi di convivenza e in breve tempo devi trovare un feeling con tutti, se no non è più il piacere che diventa invece quando succede. C'è una bella risposta di pubblico, abbiamo pubblico tutte le sere, piuttosto nutrito e felice. Questo spettacolo l'avete fatto prima a Trieste, giusto? Debutto a Trieste, sì. Debutto a Trieste, il pubblico più caloroso dov'è? Al nord, A nord più sì, caloroso? contrariamente a quello che ci si aspetta, il pubblico più divertente, più divertito è quello del nord. Il debutto poi a Trieste chiaramente è stato anche un po' complicato perché tutti i debutti sono complicati e questo è stato forse maggiormente. E il pubblico triestino è stato fantastico perché ha compreso, è carino, affettuoso, insomma io veramente Trieste ce l'ho nel cuore. I triestini sono molto educati. Molto, comunque tu sai che alla fine arriveranno gli applausi, ci saranno anche più chiamate, magari un po' freddo, però molto rispettoso dei riti che sono di solito il finale soprattutto dello spettacolo, no? Gli applausi, i saluti, eccetera. Diciamo che più scendi a sud, più i riti valgono meno, in quanto c'è una certa durezza, soprattutto sugli spettacoli comici. Sulle cose comiche, più sali, più ridono, più scendi, arrivi in Sicilia, c'è silenzio assoluto. Passando Roma, siamo nella media, Napoli è un po' difficile, anche se abbiamo fatto ridere molto anche a Napoli, questo è un motivo d'orgoglio. Però insomma, almeno siamo con dei napoletani, quindi infatti l'abbiamo sgamata. C'è un po' di napoletano nel triestino? C'è il mare,
Nel Triestino c'è il mare, io a parte il lavoro dell'attore con il Triestino mi trovo molto bene tutte le volte che ci vengo in quella città. Dalla prima volta me ne sono innamorato, appena sono arrivato dall'autostrada, ho fatto quel tratto di statale, quella strada insomma che porta dall'autostrada e fa costeggia dall'alto il mare, ho detto ma siamo nella zona Amalfi, quella zona lì sembra meravigliosa, quindi io dico che le persone che hanno il mare nell'anima sono persone che hanno una marcia in più. Cosa trovi di Napoli nel Triestino e in Trieste, anche nella città? Ma Trieste è la Napoli del sud, del nord, e viceversa, nel senso che non tanto per la conformazione, perché ci sono città così, Genova è una città comunque con golfo, con porto, Siracusa anche mi ricorda molto Napoli, ma Bari anche in qualche modo. Ma assolutamente Trieste più di tutte le altre, per la comunione con le persone, con la vicinanza con le persone. C'è un modo di fare estremamente rilassato a Trieste, e molto coinvolgente, per niente nordico, inteso no, di chiusura o di magari con un po' di freddezza, no, molto, molto calda Trieste, quindi molto simile a Napoli.